Vogliamo dire a Sant'Antonio, Umberto Romano, aspetteranno per Don Mauro e gli diamo questo bel Don Mauro con un bel applauso. Per noi è importante che Sant'Antonio torni qua. Dovete stare qui alcune volte che venivano persone da fuori, giravano così. Poi si dice, scusi, lei è il sacerdote? Sì, ma Sant'Antonio dove sta? Perché c'è stata un po' di gente, lo cercavano, ci stava scritto, ma Sant'Antonio non c'era. Oggi finalmente è tornato a casa e noi l'abbiamo mandato via un po' dispiaciuti. Avevamo appena aggiustato le orecchie all'asino e già un'altra volta si è rotto. Avevamo aggiustato questo, tutte queste voci oggi torna con gioia, portando i suoi, qui dice comuni. Noi diciamo i suoi colori, finalmente torna con i colori che è arrivato non so quanti anni fa. Ce l'avete voi un po' la storia di Sant'Antonio? 1900. Sì, perché questa è una chiesa già è particolare dei carmelitani, c'erano andato anche a Carmelo, ma è parrocchia di Sant'Antonio Abate, quindi penso che insomma viene da quando è stata formata, è stato dedicato a questo santo, grande santo. Noi non siamo le associazioni di Sant'Antonio, ma siamo come Sant'Antonio, camminiamo verso questo. E viva Sant'Antonio! Era venuto Sant'Antonio. Sant'Antonio è bentornato alla chiesa di appartenenza. Dopo stato restaurato, seppellita la presenza. A vederlo muore più bello, lo colore rinnovato, lo bastone il campanello, il noviglio si è cagnato. Mesi e mesi siamo aspettato quando tu non ci stivi. Tutti insieme siamo pregato perché l'essi venire. Bentornato, Santo Abate, protettore degli animali, tu che aiuti le casate e proteggi dall'umano. Tutte e tre le associazioni si sono date appuntamento e portato con precisione fino su allo convento. Causa del maltempo, questo non c'è stato. Comunque, questo non era previsto. Messa con benedizioni, canti e battiti le mani, rimesso là a disposizione dei fedeli e paesani, che salutano sinceri, ma i più particolari sono i carrettieri e mulattieri, sempre insieme ai alimboari, insomma che c'entra.